Gruppo Montepaschi, una delle più importanti realtà finanziarie italiane. Le sue origini risalgono al 1472, dove a Siena nasce come Monte di Pietà. Oltre 500 anni di storia e di solidi valori, forte senso di appartenenza del personale, massima attenzione per i clienti, responsabilità per l'importante funzione sociale svolta. L'obiettivo del gruppo Montepaschi è creare valore sostenibile per gli azionisti, nell'interesse dell'impresa e con la concreta considerazione per le aspettative degli stakeholder. I principi guida di responsabilità di impresa, in coerenza con la Carta dei Valori, sono indicati nel codice etico di gruppo. Ciò a garanzia di comportamenti sempre sostenibili nel lavoro, nei mercati, nei rapporti con i clienti, nelle comunità e nei confronti dell'ambiente. Le linee d'azione sono pianificate su base pluriennale, con un crescente coinvolgimento degli stakeholder. Il Consiglio di amministrazione, attraverso un proprio comitato, presidia l'integrazione degli impegni sociali, delle performance extrafinanziarie nella strategia aziendale. Le attività sono coordinate da un team interno all'area comunicazione. Le attività e le performance extrafinanziarie sono misurate e comunicate con regolarità. Sono infatti valori molto importanti che impattano sulla gestione dei costi e dei rischi, sulla redditività e sull'immagine stessa del gruppo. Il loro compendio annuale è rappresentato dal bilancio sociale. Il bilancio è realizzato secondo gli standard internazionali ed è base di confronto con gli stakeholder. Trasparenza, correttezza e risposte efficaci a bisogni in continua evoluzione sono le priorità rispetto ai clienti. In presenza di norme e controlli stringenti a tutela dei risparmiatori e di una crisi di fiducia diffusa, il gruppo Montepaschi ha puntato su formazione e innovazione. Parola d'ordine, semplificare l'offerta, puntando sulla... Sono le 14.06, sempre del 18 dicembre, ormai siamo quasi a Natale, però questi trapanatori non hanno nessun rispetto, continuano imperterriti nel loro massacrante rumore. Tutta questa salute che perdiamo, chi ce la restituisce? Il direttore generale del Monte dei Paschi? Io spero che tutto quello che ha fatto di danno a me gli venga aggiunto come giorni di vita a lui, perché almeno se la gode un po' di più, cioè se vive un po' di più, magari chi lo sa, riesce ad avere tutto ciò che non stiamo avendo noi in questo momento. Io sto cercando di lavorare al mio PC e vi garantisco che non è facile, perché questo rumore continuo sfianca qualsiasi mente. Se fosse per un'ora, due ore, ma questo sta durando da tre mesi, inclusi i sabati, dove al sabato di solito i rumori sono più elevati per il motivo che vi ho già spiegato. L'agenzia è chiusa, gli impiegati non ci sono, ci sono stati giorni che gli impiegati lavoravano con le mascherine, neanche che fossero all'ospedale. Mia moglie ormai è sull'orlo di una crisi di nervi, sta spaccando una sedia in questo momento, non ne può veramente più. Io dico, se è dignitoso per una società che vanta di avere origini nel 1492, se è dignitoso avere un ufficio e degli impiegati che hanno la polvere che gli entra da tutte le parti, che scartabellano in mezzo alla polvere, che hanno i clienti che non sanno da che parte girarsi, perché polvere. Senti, Fabio! E lo so, sto sentendo. No, guardate, mi ascolto, devi suonare il 2:15, che almeno se ne vengono sbesso, ma non ce lo faccio più. Due, anche quelli fuori che fanno lo spazio.
Ecco, avete sentito dal vivo cosa pensa mia moglie di questa situazione. Cioè, io dico una cosa vergognosa, non c'è nessun compenso che possa ripagare da un danno di questo genere. E qui scrivi a tutti, nessuno ti risponde, nessuno ti fila, l'amministratore, scusate, il direttore della banca, non lo so, come se non ci fosse, il geometra dei lavori alla faccia che sembra il pupazzo di Pezza, tiri le pietre e lui rimbalza, l'amministratore o il direttore generale del Monte dei Paschi, gli ho scritto una raccomandata con ricevuta di ritorno, non mi ha nemmeno cagato, che devo fare? Andare giù con un Kalashnikov? Non mi sembra la soluzione buona. Ah, nel frattempo volevo dire che sono cadute delle piastrelle dell'intonaco esterno del palazzo e che in cantina si sono verificate una serie di cadute di calcinacci che non si è capito bene da che origine hanno. Questi stanno praticamente trapanando a 360 gradi tutte le superfici che sono intorno a questa agenzia di Barboni. A questo punto dico, questi straccioni, Monte dei Paschi di Siena, che schifo, che vergogna, parassiti. Altro che aver ricevuto un certificato che sono tra le 40 aziende europee che rispettano l'ambiente. Ma quale ambiente? Questi non si rispettano neanche loro stessi, sono delle merde umane, hanno comprato questa certificazione.